Un ospedale con 100 malati di Covid in reparto riceve dalla propria regione 200.000 euro al giorno. Lo rivela Guido Bertolaso, ex capo della Protezione Civile, un uomo che il sistema lo conosce bene. Nascono così tanti dubbi e sorgono mille domande sulla gestione di tutta questa emergenza, sul colossale business, sui conflitti di interesse. Come si può pensare che spontaneamente i vari ospedali si privino di malati di Covid per mandarli altrove? Si chiede ancora a Bertolaso. Insomma, detta così può sembrare fin troppo cinico, ma i malati Covid rappresentano una vera e propria risorsa economica per gli ospedali e un importante esborso per lo Stato che tramite le regioni eroga ai nosocomi ben 2.000 euro al giorno per ogni paziente ricoverato. L'ex capo della Protezione Civile critica anche le misure introdotte da questo governo che, dice, sforna DPCM sempre più restrittivi, un segnale di resa, imponendo chiusure progressive con pesantissime conseguenze sull'economia. E poi, continua Bertolaso, mancano le contromisure propositive. Dov'è la soluzione se mi chiudi dentro casa ma poi mi costringi a 10 ore di fila per fare un tampone? Intanto si cerca di fare chiarezza sui dati che arrivano dalle terapie intensive, che secondo gli ultimi aggiornamenti sarebbero sature al 14% media nazionale, con punte che non superano il 22% come accade in Campania. Adesso tutto devono sviluppare i Covid dappertutto, ci sono già preparati tutta una sequela di situazioni del Covid-19, nella mia città già hanno istituito cambiato l'indirizzo con Covid-19. Tutti quelli che hanno il Covid-19, nel senso che anche ricoverati asintomatici, e questo è molto grave, perché un asintomatico, adesso ne parliamo dell'asintomatico, cosa significa? Ecco, questi vengono pagati circa 1.200-1.300 euro al giorno agli ospedali. Certo, naturalmente non è un privato che sta incassando soldi, è sempre il pubblico, ma il pubblico è sempre lo stesso, perché poi ci sono i premi di produzione, come se il Covid producendo Covid tu c'hai il premio di produzione come in un'azienda. L'azienda produce, si ingrandisce, produce e tu avrai naturalmente nell'azienda privata un equivalente, non so, un premio eccetera. La stessa cosa sta succedendo con i medici e gli infermieri e tutto il resto, il personale ospedaliero. Ed è grave. Io toglierei questo e vediamo un po' se effettivamente i medici e gli infermieri sono convinti di poter continuare con il Covid-19, non avendo più nessun introito e nessun premio previsto. Questo è molto importante. Stanno ricoverando gli asintomatici, cioè chi è positivo e non ha nessun segno, perché entro i 5 giorni, 3, 4, 5, 10 giorni, via, diciamo anche 10 giorni, te li do, allunghiamo il brodo, 10 giorni, non hanno nessun sintomo, quindi nessuna, né febbre, né tosse, né respirazione difficoltosa, né dolore di stomaco, comunque in ogni caso diarrea, altri problemi intestinali, non ha nulla, è asintomatico, cioè non ha sintomi e viene ricoverato, perché lui ha paura. Gli avete inculcato la paura che lui è positivo, quindi positivo è malato e lui pensa di essere veramente malato. Attenzione.